La Polizia di Stato, del Questore, i miei personali, dei colleghi più presenti per il Natale e siamo qui in quanto c'è stata una brillante operazione con un sequestro di consistente quantitativo di sostanza stupefacente da parte del personale della Polizia del Commissariato di Sarno, che è stato impegnato durante il questo Natale proprio per contrastare questo questore Anzalone appena arrivato, ma anche in relazione al propinquarsi delle festività natalizie, ha sollecitato tutta la struttura e in particolare anche i commissariati distaccati di implementare i servizi di controllo del territorio mediante l'impiego di numerose pattuglie con i colori d'istituto, ma anche l'innalzamento dei servizi di attività investigative finalizzate alla prevenzione, ma soprattutto al contrasto di fenomenologie criminose particolarmente impegnative in questi periodi di Natale. Anche tra queste lo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso con dei servizi a largo raggio approfonditi fatti dal personale del commissariato di Sarno, diretti dalla collega Giuseppina Sessa, si è giunti proprio nella tarda giornata pomeriggio del 24 con diverse pattuglie a una importante operazione antidroga con arresto di due personaggi. Per quanto riguarda i dettagli dell'operazione sarà la collega Sessa a darvi le varie spiegazioni. Grazie. Nell'ambito dei servizi che ovviamente abbiamo organizzato e organizziamo periodicamente, soprattutto per le festività natalizie, abbiamo avuto una notizia confidenziale che ci diceva di alcuni soggetti del territorio vesuviano che rifornivano di droga sia il territorio di Sarno che i comuni limitrofi, sia salernitani che vesuviani. E quindi abbiamo predisposto dei servizi, semplici servizi, non solo di osservazione, pedinamento, appostamento. E abbiamo notato che questi soggetti, attenzionati, settimanalmente si portavano fuori regione per presumibilmente l'acquisto di sostanza stupefacente. Pertanto nella giornata all'antivigilia di Natale abbiamo avuto sentore che loro si stavano portando fuori e quindi abbiamo organizzato un servizio. Li abbiamo attesi e li abbiamo fermati ai caselli di Palma Campania, ovviamente sull'autostrada in direzione sud, sulla 30. Li abbiamo fermati, li abbiamo perquisiti, al momento però abbiamo visto che all'interno dell'autovettura non avevano, a prima vista cioè non c'era nulla. Però li abbiamo portati al commissariato di Sarno, dove abbiamo letteralmente smontato l'autovettura e ci siamo accorti che all'interno delle due intercapedine laterali all'interno dell'autovettura, tra il parafango e i sedili anteriori, vi erano nascosti 60 panetti di sostanza stupefacente che qui vedete, 16 da circa un chilo e 44 da mezzo chilo. In più, addosso a uno dei soggetti abbiamo trovato del 1.500 euro in contanti, banconote di vario taglio, nonché cellulari e così via. Questa è stata la prima parte dell'operazione. Successivamente ci siamo portati presso le loro abitazioni, che noi già avevamo ovviamente monitorato e attenzionato, site in San Giuseppe Vesuviano e in Terzigno, dove abbiamo trovato un altro panetto di hashish di circa 100 grammi all'interno di una delle due autovetture
vettura loro in uso, più dei coltelli e altro contante in circa 5.000 euro, sempre banconote di vario taglio. Riteniamo che l'operazione sia stata importante perché tutto questo stupefacente ovviamente sul mercato avrebbe fruttato centinaia di svariati di migliaia di euro, nonché si sarebbero potuto confezionare circa 50.000 dosi di sostanza. E quindi sapendo che, cioè noi lavoriamo ovviamente per tutto il territorio, ma ci siamo anche accorti anche precedentemente che questi soggetti erano soliti arrivare nel territorio anche sarnese e salernitano, oltre al territorio vesuviano. Sono due personaggi, diciamo, fornitori, non li possiamo ovviamente chiamare piccoli spacciatori, che adesso stiamo facendo le nostre dovute indagini, si avvalevano di altri soggetti per la vendita al minuto. Ora si trovano a Poggioreale. Sono stranieri? Sì, sono stranieri, sono due cittadini extracomunitari, uno dell'88 e l'altro dell'83, lì sono le foto, muniti di passaporto, quindi non hanno permesso di soggiorno e quindi sono irregolari sul territorio nazionale.